Sindaco Mascina, il nuovo DPCM ai sindaci la possibilità di chiudere strade e vie dove c'è la movida. Penso che chi fa questo provvedimento non conosce i territori, non sa che cosa succede nei territori, perché pensare di chiudere delle strade che hanno intersezioni infinite, pensate alla zona della Movida di Pescara, se si dovessero chiudere quelle strade, bisognerebbe bloccare almeno 30 strade di accesso con un numero imprecisato ma notevolissimo di forze dell'ordine e di agenti della Polizia Municipale, pari almeno a 100 persone impegnate, e vuol dire impegnare in quelle poche ore tutte le realtà che vengono impiegate in un giorno o in più giorni. Quindi mi sembra impossibile che possa avvenire un controllo serrato. Qui il governo cerca di scaricare sui sindaci le incertezze, le contraddizioni di decisioni che dovrebbero essere prese con buon senso. Invece mi sembra che ci sia una totale incapacità a decidere e soprattutto una non conoscenza dei problemi, che sono tantissimi. Che cosa dovrebbero fare i sindaci? Vietare delle aree e quindi creare uno scontro tra coloro che esercitano delle attività e i cittadini che devono tornare a casa. Mi sembra che questi provvedimenti siano veramente confusi e generano più confusione di quelle situazioni che pensano di poter risolvere. Mi auguro che il governo torni sui suoi passi, come ha già fatto tante altre volte. Mi auguro che si ragioni con la testa e non si prendano provvedimenti improvvisati, perché già di problemi ce ne sono tanti, noi ce li accogliamo tutti sopra le spalle, ma il governo ci dicesse casomai che invia l'esercito a controllare le strade, perché se no è impossibile poter bloccare afflussi di centinaia e centinaia o migliaia di persone in determinate aree. O si decide che non si può più fare attività in determinate zone, ma lo deve decidere il governo, altrimenti pensare di controllare e stabilire chi può entrare e chi non può entrare diventa veramente complicato.